Se vi trovate qui, credo che voi già sappiate di cosa andremo a parlare. O di cosa sto andando a parlare. Del Borgo Rivo. Cosa che è comune a tutti. Cioè, ormai, chi abita nei dintorni eterni, anche chissà, da qualche altra parte, già conosce il Borgo Rivo. Ma non tutti conoscono cosa c'è stato e cosa c'è dietro al Borgo Rivo. E io sono qui per raccontarvelo. Dobbiamo partire da dove il Borgo Rivo nemmeno esisteva. Dobbiamo partire direttamente dall'anno 1950, l'anno in cui alcune persone del posto, del quartiere di Borgo Rivo, leggermente periferico al centro di Terni, decisero di fondare una propria squadra di calcio. E vedendo cosa successe nel 1949 a Superga, decisero di nominare questa squadra al nome di uno dei giocatori più iconici del Grande Torino. Parliamo di Virgilio Maroso. Lui perse la vita in quel tragico incidente, ma la gente di Borgo Rivo ha deciso di ricordarlo in maniera molto particolare, dandogli il nome della squadra. La Maroso si fa rispettare comunque nei campi regionali, dove inizia appunto ad allenarsi e a confermarsi una squadra comunque da un certo rigore calcistico molto importante, ed riesce ad arrivare anche ai più alti picchi della nazionale, comunque per le squadre piccole, perché stiamo parlando comunque di una squadra che viene da un quartiere, e appunto arriva nella Serie D, dove riuscirà quasi a vincere, ma per pochi punti non ce la fa. E arriviamo appunto al periodo più brutto della Maroso, dove circa negli anni 2000, comunque avendo un vivaio molto particolare, pure molto prolifico, basta nominare uno dei nomi, Riccardo Zampagna, bomber di provincia incredibile, noto dalle grandissime rovesciate della Ternana e dell'Atalanta. Ma la Maroso purtroppo, circa negli anni 2000, comunque in quel periodo, cessa di esistere. Le cavallette di Borgo Rivo, o anche i biancoverdi, appunto smettono di giocare per questioni burocratiche a calcio, anche perché il campo, che purtroppo non si vede all'inquadratura, ma che qui dietro ho, è il campo di Terni Rugby, è stata acquistata e quindi non abbiamo potuto più vedere questo glorioso club giocare in quel campo. Adesso dobbiamo parlare di come è iniziato il Borgo Rivo e perché esiste la Maroso e il Borgo Rivo. Perché tutto questo viene dai genitori che giocavano alla Maroso. È stata tramandata questa voglia di far sentire il quartiere di Borgo Rivo ai propri figli. E allora inizia un percorso molto travagliato. Comunque siamo nel 2014, molti di questi ragazzini fanno le medie, comunque sono ancora inesperti sul campo e non riescono a capire cosa ben fare. Ma tutto questo è solo l'inizio, è proprio un progetto grezzo, ma che con il tempo e con le limature giuste diventerà un progetto che può espandersi ovunque. La campagna acquisti del 2018 si rivela fondamentale per certi versi. Vediamo appunto che la squadra è pronta, è giovane e soprattutto è vogliosa di vincere, ma manca quel poco di maturità che appunto farà vedere nei campi provinciali e nei prati provinciali quella maturità appunto che manca, perché non c'è proprio il giocatore di spicco. Ma vedremo in futuro con Serpetta, uno degli acquisti del 2018, vedremo che Serpetta guiderà in diversi tornei e porterà la fascia da capitano del Borgo Rivo
in tutte le gare che verranno in futuro. Dopo Serpetta mi viene naturale da citare Scopertini, Tommaso Scopertini, un terzino che comunque si è fatto trovare sempre pronto, sempre scattante. Dopo Serpetta e Scopertini di cui abbiamo parlato troviamo Fermati tra i pali della porta del Borgorio per difendere i leoni gialloblu. Poi vediamo anche Genetù, giocatore della prestanza fisica incredibile, un'altezza predominante rispetto agli altri che lo permetterà appunto nella sua stagione sarà molto prolifica e troverà varie volte la via del gol. Poi abbiamo Di Giuli, regista dalle qualità tecniche infinite. Poi parliamo di Rinaldi che comunque troverà diversi spazi da difensore e centrocampista, a delle volte anche da mediano box to box. Quindi questa squadra si trova veramente al completo e altri giocatori ovviamente verranno citati in futuro. Adesso questa qui è la rosa principale che entrava in campo e che ha dimostrato comunque nel 2018 di valere qualcosa più della rarità. Appunto, chi gestisce tutta la squadra deve essere una persona calma, pacata e soprattutto precisa. E qui compare un solo nome, Leonardo Vescovi. E poi d'altronde serve qualcuno dietro nella dirigenza che ci mette il denaro, ci mette la voglia di vedere dove va a finire un progetto, e questo è il nome di Silvestri, che appunto in un futuro vediamo che la sua dirigenza non sarà ottima, ma quella è un'altra storia. Manca qualcosa. Scopertini dietro si trova solo nel suo reparto, allora chiede a Vescovi un aiutante, uno che magari può rimandare l'azione, uno che può rientrare come lui, e esce fuori il nome di Gelsi. Dopo questo acquisto, che vedremo in un futuro, che regalerà moltissime gioie al Borgorivo, inizia la stagione. Stagione altalenante comunque del Borgorivo, che fa vedere subito dalla prima partita che c'è, è pronta per giocare. Infatti la prima partita finisce con una vittoria di misura, 1-0, gol di Serpetta, gol molto semplice, arruffato nell'area di rigore, così, un colpo di testa, istintivo, come erano loro. E appunto inizia molto bene questa stagione, il morale alle stelle, ma purtroppo seguiranno una serie di pareggi, sconfitte, che determineranno appunto al Borgorivo una piccola ascesa, dove appunto verrà giudicato anche il lavoro di Vescovi, determinato inesperto e soprattutto non capace di guidare una squadra, ma lui smentirà in futuro queste voci. Il comportamento subito da Vescovi lo fa arrabbiare, e non poco. Appunto questo qui viene riportato anche direttamente da lui stesso, viene riportato alla dirigenza, e quindi iniziano i primi disguidi, le prime incomprensioni del Borgorivo, che porteranno in futuro a qualcosa di molto più grande, a quasi la rovina, ma questa è un'altra storia e si vedrà in futuro. Anzi, ve la racconto adesso, se non fosse che il tempo è finito. Ci vediamo la prossima volta.